Questo è un singolo che ho registrato durante questo periodo di restrizioni, l'ho registrato in totale autonomia a casa e diciamo che è un po' una sintesi del percorso artistico e diciamo anche umano di quest'ultimo anno e mezzo, quindi parla diciamo di rinascita, parla di voglia di rivedere il mondo con un'altra lente rispetto a quella che siamo abituati a fare ultimamente. Ho registrato qui il mio primo disco Ula nel 2006. E da lì mi sono innamorato della città e quindi nel tempo libero cercavo sempre di venire qua ad allungare un po' le soste dopo un concerto qua a Palermo. Quindi ho deciso di venire a vivere qua perché mi sono innamorato del posto e quindi adesso è diventata, diciamo, la mia casa. L'ispirazione nasce da una visione più fanciullesca della realtà, quindi diciamo quella stessa visione che avevamo diciamo sotto mano da bambini e che poi magari nel corso degli anni abbiamo diciamo un po' perso. Quindi il pezzo parla proprio di questo, di riuscire a vedere oltre le cose che ci circondano con uno sguardo diciamo più fanciullesco. Il titolo viene da un estratto del testo della canzone, quando dico ti ricordi era semplice anche riuscire a vedere il mare nel fango, appunto, riuscire a vedere anche in una cosa apparentemente negativa anche, diciamo, il suo lato bello, insomma. E con l'immaginazione arrivare a immaginarsi questo mare. Ovviamente anche noi artisti dobbiamo metterci tutto il nostro per diciamo, far finta che sia tutto normale, perché bisogna anche lanciare un messaggio, bisogna diciamo lanciare questo segnale di ripartenza e da qualcosa dobbiamo pure ripartire, non possiamo sicuramente aspettare il 2022, chissà quale anno, dove tutto tornerà, speriamo, normale. Sì, quest'estate riuscirò a fare qualche data estiva nonostante diciamo le limitazioni. La prima sarà a Palermo il 25 giugno al Camus e poi a Torino, a mia città natale, il 9 luglio all'Off Topic.